c'è scritto in Lega, eravamo un consigliere di opposizione nella ridente Forno dei Popoli, eravamo null'altro. Eppure seguivamo quello che era un'ideologia, quello che era un principio, quella che era una via di cambiamento, di libertà. Io sono cresciuto in una realtà qua della Romagna difficilissima. Io ricordo in quarta superiore sono stato raggiunto da un mio prof che sapeva la posizione che avevo preso e mi disse, mi chiamò fuori, mi disse guarda che stai sbagliando strada. Qui la Romagna è diversa, la Romagna è in mano alle sinistre, in mano, allora c'era l'IDS, era sempre democratico. Sei un bravo ragazzo, sei intelligente, perché fai questa scelta che poi ti condizionerà il futuro, cioè ti metterà da una parte, rischia di non trovare lavoro, rischia di non fare nulla, quindi stai sbagliando strada. Io dico guarda, proprio la ringrazio, la stimo per quello che fa, però io porto avanti i miei ideali, le mie idee. E non c'era nulla da guardare in quel momento lì, perché avevamo le porte chiuse. Io ricordo il mio vicino di casa con cui ero cresciuto, aveva una certa età, però faceva parte del Partito Comunista, una volta che vide che io mi cagavo dall'altra parte, neanche più mi salutava, è una cosa incredibile, io non ci potevo credere. Eppure questa cosa con coraggio l'abbiamo fatta e in tanti ci abbiamo creduto dal primo momento fino all'ultimo e ci crediamo tuttora, quindi non so quali siano gli argomenti che siano stati trattati prima, so che altri esponenti di partito hanno parlato, noi abbiamo una scadenza importante, io dico che la cosa buona delle elezioni europee è che ha messo da parte Bonaccini, quindi finalmente abbiamo una grande possibilità di cambiare questa terra. Bonaccini ha fatto come tutti cose buone, cose meno buone. Quello che mi interessa a me però è ribaltare quello che è un sistema che è rappresentato da Bonaccini in questi 10 anni, ma che è stato rappresentato dai suoi precedenti nei tanti anni che sono arrivati prima. Noi abbiamo io mi ero puntato 2 punti su quella che è un po' la storia della regione. Della regione come ente istituzionale, creata nel 1970, quindi ci fu subito tanto entusiasmo. Io ricordo che alle prime elezioni, si pensi che il 7 giugno di 1970 ci fu il 90% di affluenza a votare l'ente istituzionale della regione. E da lì poi c'è stato un continuo calo, fino ad arrivare al picco, diciamo, dove abbiamo toccato il fondo, nel 2014 col 37,71%. E poi vabbè, dopo nel 2020 siamo ricresciuti al 67% perché erano state accorpate. E quindi la prima domanda che secondo me bisogna porsi è: l'ente regione in senso tale a cosa serve? Ci può dare una mano, ci può dare un aiuto? Perché io purtroppo o per fortuna conosco bene questo territorio come Romagna e dico la verità, tanti sindaci, soprattutto i piccoli comuni montani, sono sentiti dimenticati, abbandonati dalla regione. Io non so se nessuno l'ha detto, la Romagna conta circa 1.200.000 abitanti. Come proporzione dovrebbe avere 14 consiglieri regionali a rappresentare, di qualsiasi colore politico, non di un colore politico più assolutamente. Oggi ne contiamo 9. Però io ho visto Stefano Bonaccini, vicepresidente Priolo, venire in campagna elettorale, scusate, ho sbagliato un lapsus, venire durante l'alluvione su questo territorio, ma nessuno dire benissimo, diamo più forza e più coraggio, diamo il valore che spetta a quello che è determinato territorio. Perché questo è stato fatto? Quindi forse c'è anche da questo punto di vista l'allontanamento da queste istituzioni. Comunque negli anni 90 la regione attualmente è andata a recuperare una serie di, come sapete, una serie di riforme che hanno portato determinate competenze in mano appunto alle regioni. La regione è l'ente più vicino al cittadino, quindi poteva dare sicuramente un servizio differente. E adesso abbiamo un percorso, quello che stiamo facendo a livello nazionale, che secondo me è un percorso strategico, quello dell'autonomia differenziata, finalmente abbiamo una casa, finalmente abbiamo una possibilità. E la cosa che mi ha fatto più sorridere è che quando si parlava di autonomia, c'era il referendum, guarda quello del Veneto, guarda quello della Lombardia, naturalmente Stefano Bonaccini è salito immediatamente su quel carro, quindi immediatamente si è prostrato per cercare di dare il proprio contributo e far sì che la regione Emilia-Romagna non potesse stare indietro coi tempi e andare a siglare, se non sbaglio, così, nel 2018, se non sbaglio, 28 febbraio 2018 a Palazzo Chigi, l'accordo sull'autonomia differenziata. Salvo poi averlo disconosciuto nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, immediatamente, dopo che questa, che era probabilmente, pensava, una delle tante promesse che fanno i politici, ma che sta diventando realtà, e quindi allontanando subito quello che è il partito. Ecco, allora ci sono due, secondo me, contrapposizioni importanti. Una è quella delle persone che si mettono attorno a un tavolo, cercano di ragionare, di capire quest'ente regionale come può crescere. Poi c'è chi dà un'offerta politica, di partito, c'è chi dà un'offerta civica, ben venga. Però ragioniamo in un modo
logico, per cercare di dare responsabilità ai cittadini, per cercare di dare ai cittadini l'importanza, farsi sentire vicino a quella che è un'istituzione non così lontana. E ci sono altri partiti politici che purtroppo hanno voti importanti, perché io non lo dimentico, andiamo a vedere le elezioni europee, il Partito Democratico è tornato con i grandi numeri, che purtroppo non rispondono a questa logica di interesse del cittadino per essere più vicino al cittadino, ma una logica partitica, politica, che più volentieri è lontana dalla realtà. Ecco, allora che cosa può succedere? Può succedere che determinati cittadini che non si sentono riconosciuti, magari non si sentono riconosciuti nei partiti, magari non si sentono riconosciuti in quella che è una realtà governata tanto tempo sempre dalle sinistre, si spendono per quella che è la vita civica, si spendono per quella che è la competizione civica. E allora sarà un nostro onere e onore, e spero qui ci sia aperto al più presto un tavolo per dare un'offerta e che non ci venga imposto un candidato dall'alto, perché non importa, a mio avviso, che il candidato abbia una tessera in tasca o sia un civico, ma che sia un candidato valido e competente, che sia capace. Lo vediamo nei piccoli comuni, lo vediamo nei grandi comuni. Io batto ogni giorno ogni territorio. Ci sono comuni insperabili dove il centro-sinistra all'europea percentuali stratosferiche e a livello poi comunale le straperde. Non c'è oggi qui il mio sindaco Gianluca Zattini di Forlì, che domenica sera siamo andati a letto con una telefonata dicendo domani si farà dura, perché naturalmente il centro-sinistra all'europea ha recuperato tanti voti. Eravamo seriamente preoccupati e probabilmente dall'altra parte festeggiavano in anticipo, e invece il lavoro che abbiamo fatto sul territorio è un lavoro strategico. Io parlo per il mio partito, noi dal 6,01 alle europee nella comune di Forlì siamo passati all'8,74% a livello amministrativo. Il che significa che non è vero che solo ci sono determinati simboli o leader nazionali che possono fare la differenza, ma che sono le uomini e le persone che sono sul territorio a poter fare la differenza. E allora, a fronte delle prossime elezioni regionali, io mi chiedo se c'è voglia di cambiamento, mi chiedo se c'è voglia di indicare il candidato più forte, non il candidato che va bene a un partito o a una persona. Sarebbe l'ennesima occasione persa e tanti cittadini non lo capirebbero. Quindi io cercherò di mettercela tutta, anche perché, come dicevo, l'ente regione, se tanti non lo conoscevano fino a poco tempo fa, ma come non conosciamo il tema Europa? Noi mandavamo in Europa, che lo chiamavano, fra virgolette, in termini politici, fra i vari colleghi, il cimitero degli elefanti. Poi ci siamo accorti che con le direttive e i regolamenti l'Europa incideva talmente forte su quello che era anche la nostra legislazione, che allora si è pensato di capire forse è meglio investire, perché se non ci vogliamo trovare spogliati delle nostre spiagge, se non ci vogliamo trovare spogliati di quelle che sono attività commerciali, dicta dall'Europa, da gente burocrati che neanche conosce questo territorio, forse conviene impegnarsi e metterci qualcosa in più. E allora quello che io penso, che dovremmo cercare di fare, di capire, visto come sta andando la legislazione nazionale, che giustamente stiamo cercando di puntare su quello che è una regione sempre più forte, con più autonomia, più competente, per valorizzare quelli che sono gli amministratori bravi, e non sto facendo un discorso di partito né politico, ma sto facendo un discorso in generale, noi dovremmo impegnare, mettercela tutta, perché all'improvviso avremo le elezioni regionali, ci comunicheranno dalla sera alla mattina se saranno fine ottobre, primi di novembre, inizio ottobre, e sarà un colpo di mano per cercare di farci trovare scoperti, farci trovare con le spalle al muro. Dobbiamo cercare di indicare la persona più forte, perché l'ente regionale in sé per sé avrà sempre più poteri, sempre più forza, e se vogliamo cambiare il sistema, far controllare quello che è un sistema, per carità, che fino a tanti diversi anni fa è anche un sistema che ha funzionato, perché nulla può dirlo, ci sono determinati sindaci che prendono il 75%, significa che gli elettori li votavano e il voto degli elettori va sempre rispettato. Però oggi c'è, secondo me, la possibilità di dover dire alle persone: aprite gli occhi, non votate per partito preso, fatevi vedere di quelli che sono i programmi, di quelli che sono i progetti, di quelli che sono le persone, date il vostro contributo. E io penso che il civismo su questo possa fare tanto, perché purtroppo spesso e volentieri, quando hai un partito che io lo considero un valore aggiunto, in certi ambienti viene etichettato, viene un po' messo da parte o viene catalizzato immediatamente. Invece la grande possibilità, secondo me, del civismo, che può fare la differenza se c'è naturalmente un candidato che rispecchia determinate caratteristiche, perché se sbagliamo il candidato stavolta non ce lo perdoneranno gli elettori, perderemo una grande occasione. E quindi poi il comunicato che faremo i giorni dopo, l'interrogazione, poco a che fare. Purtroppo noi abbiamo, io sono di parte, quindi sono filo governativo sicuramente,
dopo tanti anni abbiamo governato, abbiamo conquistato altre regioni, ma attenzione perché la regione Emilia-Romagna può essere un problema, può essere la ripartenza di un sistema di sinistra che a livello nazionale ha marginato e può essere una vera difficoltà anche per il governo stesso. Questa è una cosa che non possiamo, non è la regione Emilia-Romagna vista come una regione fradante, la regione Emilia-Romagna diventa una regione strategica. Visto anche quello che accadrà, non essendoci il terzo mandato, ci saranno governatori che hanno fatto la vita politica nazionale in questi anni, che saranno messi da parte o faranno altro. Zaia, De Luca, per ricordarne due. Quindi noi dobbiamo cercare di fare veramente un salto di qualità. E io mi auguro che il governo, i nostri segretari, il civismo, tutto quello che è il mondo, che vuole alzare la testa e dire la propria, perché questo io che non accetto. Io non accetto quando altri cercano di incidere sulla nostra testa. Quando non ci chiesto il nostro parere. In tanti purtroppo c'è stato l'allontanamento della politica, c'è stato il qualunquismo. Io ricordo i momenti in cui ci sono alcuni partiti che hanno fatto dell'antipolitica la loro battaglia e poi ci si è accorti che a tutti gli effetti poi la politica deve risolvere problemi importanti, quindi ci vogliono capacità e competenza. Ecco, io sono per quella parte lì. Sono per capacità e competenza, sono per la gente che si voglia spendere. E come vado nei comuni, e a prescindere, cerco di spiegare che è il momento di dare la svolta, è il momento di scendere in campo, è il momento di darsi da fare, di non farsi incidere sopra la testa, se no il sistema andrà avanti così come è sempre andato. E io sono seriamente preoccupato. Perché noi fra 3 mesi rischiamo di avere una elezione che sarà fondamentale e importante. Decidiamo la storia della nostra regione per i prossimi 10 anni. E la regione potrebbe decidere sulle politiche del lavoro, sull'istruzione, sulla salute, sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sui rapporti internazionali con l'Unione Europea, sulla sanità e su tanti altri temi e tante altre materie che verrà di competenza. Praticamente avremo la regione Emilia-Romagna che deciderà ogni cosa su di noi. E non c'è, secondo me, e grazie a chi ha organizzato una riunione come oggi, perché so che avete chiamato tanti amministratori di qualsiasi colore politico, naturalmente di una certa parte politica, ma di qualsiasi estrazione, grazie, perché solo con un confronto, solo parlandoci, solo vedendoci, possiamo tirare fuori la migliore offerta per cercare di far sì che si possa cambiare anche in questa terra. E visto che ho iniziato a fare politica quando mi sono iscritto nella Lega, quando avevamo un consigliere comunale, oggi possiamo contare, grazie a Dio, sindaci, assessori, consiglieri regionali, poi ovvio che la storia di ogni partito, prima si ha tanti voti, poi si hanno pochi, poi si hanno avere tanti, bisogna avere solo un po' di coraggio, di coerenza e mantenere fede a quegli ideali, a quei principi per riuscire. E penso come Lega di poter dare un buon contributo. Mi auguro che anche gli altri partiti la pensino in quella pensino in questo modo. Mi auguro si possa coinvolgere quello che è l'area civica e mi auguro si possa scegliere insieme il miglior candidato, perché questo è quello che ci chiede i cittadini. Ci tirano per la giacca, a volte mi è capitato, io ho corso nel collegio uninominale di Rimini e quindi avevo tutti i partiti dalla mia parte, quindi fondamentalmente quello che è centrodestra. Pur essendo io della Lega, quindi cercavo di portare qualche voto in più alla Lega, mi dicevano io ti ho votato, poi ho votato magari un altro partito della coalizione che era Forza Italia, Fratelli d'Italia, però ecco, spesso e volentieri queste differenze le facciamo fra di noi, ma non le fa la gente comune, quella che vuole finalmente una svolta. Abbiamo quindi questo onere, non è un onore stavolta, e penso che non si possa sbagliare. Io metto a disposizione tutta quella, e chiudo, termino, tutta quella che è la disponibilità, tutta quella che è l'impegno della Lega, dei consiglieri, degli assessori, dei sindaci per la migliore offerta. Grazie a voi per quello che state facendo e che avete fatto, e perché coinvolgere il mondo civico spesso può fare la differenza. Nei comuni dove abbiamo vinto perché l'iniziativa dei civici ha dato la svolta, ha dato quella possibilità. Se mancano 300-400 voti, 500 voti, è perché spesso e volentieri, o comunque dove abbiamo raggiunti, perché il movimento civico ha coinvolto persone che fino all'altro giorno non si sarebbero mai iscritte a un partito. Quindi grazie al vostro contributo, grazie a voi tutti, però ecco, rimbocchiamoci le maniche, rimandiamo l'estate o comunque le nostre vacanze a dopo, all'autunno, perché è un grande momento storico. Io spero tutti lo abbiano compreso, non vorrei che passassero queste elezioni regionali in sordina per far sì che si cerchi di cambiare tutto per non cambiare nulla. Io penso che la nostra realtà possa cambiare, potremmo parlare qui dei governatori, pensare a un futuro migliore per la Romagna e per la Regione Emilia-Romagna, tutti insieme, governando insieme. Quindi grazie, scusate ancora.